countdown cominciato, fervono i preparativi e c'è grande attesa per la festa di San Patrizio, patrono d'Irlanda, celebrato ormai in gran parte del mondo. È il giorno in cui tutto si tinge di verde, in cui a dominare folletti e trifogli, ovviamente, divertimento a tutto tondo, al ritmo di musica celtica, sorseggiando l'immancabile e inimitabile Guinness. A prepararsi all'evento, ovviamente, il punto di riferimento del sud Italia, della tradizione irlandese, l'Irish Pub St. Patrick di via Cialdini e Barletta, che per l'occasione si veste di gran festa. Il cuore del centro storico si animerà di barlettani, non solo, un evento infatti che di anno in anno chiama raccolta visitatori provenienti dai comuni e regioni limitrofi. Una serata da trascorrere in allegria e in spensieratezza tra un boccale di buona birra tipicamente irlandese e un menù variegato che affida le pregiate carni provenienti da Irlanda, Argentina, Stati Uniti e Canada il punto di forza. E poi tanto puro divertimento grazie a una band musicale ovviamente irlandese che allieterà l'intera serata. Il verde tinteggerà l'ingresso del locale, non solo, mentre all'interno, parola d'ordine, vestirsi da San Patrizio, tra barbe finte, cilindri e trifogli, tutto rigorosamente in verde. Quindi il via ad una serata unica, come sottolinea Francesco Petruzzelli, titolare del Resto Pub fresco di 18 anni di attività e per il quale l'edizione 2017 di San Patrizio rappresenta dunque l'evento nell'evento. Un percorso importante compiuto dallo storico locale, diventato negli anni punto di riferimento di un target variegato di consumatori innamorati della celebre e inimitabile birra irlandese e di un menù che parla di grande qualità. Il St. Patrick, che vanta grandi successi annoverando nel suo palmarès di attività riconoscimenti importanti come quello del 2009 quale migliore Resto Pub d'Italia e quale massimo referente a livello europeo della celebre Guinness nel sud Italia. In ultimo, il recente inserimento del suo nome nel sito della BBC che lo nomina principale Irish Pub a livello mondiale in fatto di gestione, standard di accoglienza e qualità. Dunque non resta che ricordare l'immancabile appuntamento di domani, 17 marzo, in via Cialdini e Barletta. San Patrizio è alle porte e con lui ore da vivere tra divertimento e spensieratezza, dando un calcio a pensieri e grattacapi di ogni giorno. Una serata da dedicare al verde della speranza, al trifoglio del buon augurio e a San Patrizio, ovviamente, padre della cristianità in Irlanda.